Vabbè, è stato un momento di confusione, di Beppe Sala, che persona stimata, stimabile amica, ma a cui suggerirei di non fare questi anatemi, diciamo, perché dal Garigliano in su, quando uno sente una cosa del genere, si determina un'onda di toccamento generale che può essere pericoloso dal punto di vista sismico. Lasciamo perdere queste cose. Noi abbiamo un rapporto di grande amicizia con tutti i nostri concittadini. Vorremmo tuttavia, e non credo che sia un delitto, salvaguardare le nostre comunità dal punto di vista della sicurezza relativa al coronavirus. Abbiamo regioni meridionali che, grazie a Dio, hanno retto bene. La Campania è fra queste. Non credo che sia un delitto ragionare su come evitare di importare possibili nuovi focolai di contagio. A proposito di Vedremo quello focolai, che allora deciderà i il lombardi governo, ben che adesso presenti sia si sbagliano, focolai. però. Governatore, ha visto oggi cosa è successo? Le vorrei mostrare la foto. I gilet arancioni al Duomo, le ha viste questa manifestazione? Hanno invaso Piazza del Duomo e non solo, senza rispettare, come puoi vedere, non c'è una mascherina. Anzi, addirittura l'organizzatore di questa manifestazione ha detto: le mascherine non servono a nulla, proprio ce ne facciamo un vanto di non metterle. E mi pare che il distanziamento sociale sia di un millimetro, più o meno, guardando così. Ecco, che impressione le fanno queste immagini? Una brutta impressione, ma se si può capire che un cittadino normale, un ragazzo, una famiglia possa mostrare stanchezza dopo il lockdown, vabbè, ci sta. Quelli che non possono distrarsi neanche per un attimo, che non possono immaginare che l'epidemia sia alle nostre spalle, sono quelli che hanno responsabilità di governo. Chi governa deve sapere che l'epidemia è dietro l'angolo, non alle nostre spalle. Io le devo dire sinceramente che rispetto alla Movida abbiamo perso forse una grande occasione di crescita civile del nostro paese. Vede, siamo stati giovani tutti quanti, abbiamo fatto sciocchezze, ma tutti quanti a un certo punto della nostra vita abbiamo incontrato un educatore, una persona, un episodio che ci ha riportato con i piedi per terra, che ci ha insegnato i valori. Bene, questa poteva essere una grande occasione per uno scambio di opinioni con tanti giovani. La movida è bella, l'allegria, l'incontro, lo scambio di esperienze fra i giovani, ma è ancora più bello vivere questi momenti all'insegna della solidarietà, della non violenza, della non diffusione di superalcolici, di pasticche. Però siamo in un paese nel quale ormai tutti hanno rinunciato ad avere qualunque funzione educativa, per cui tanti giovani sono abbandonati a se Però stessi. ci sono gli Purtroppo assistenti abbiamo perso civici, un'occasione. arrivano gli assistenti civici, che ho visto che lei ha ribattezzato assistenti spirituali. E beh, perché se ci domandiamo che diavolo devono fare, ci è stato risposto che non fanno nulla, fanno moral suasion. E quando abbiamo chiesto se avessero una qualifica professionale per fare questo lavoro, ci è stato detto che è gente che può venire da tutte le parti. Quindi io mi preparo ad avere 60.000, diciamo, venditori di cocco, raddrizzatori di banane, non lo so, gente che si troverà a fare questo lavoro in maniera improbabile. E vabbè, è l'Italia di oggi.